Tre ragioni per vedere questa bellissima commedia. E tre ragioni le avete davanti agli occhi, cioè Pignotta, Fontana e Lupano. Ottime eh. ragioni. Vi piacerebbe frequentare i backstage degli spettacoli di tutta Italia? Sono Teresa Conforti, vi porto dietro le quinte per scoprire i segreti del palcoscenico. In questa puntata, Tre Uomini e Una Culla, una produzione e artisti associati. Gabriele Pignotta, Attilio Fontana e Giorgio Lupano. Un successo in tutta Italia, come si fa a tradurre? Un successo cinematografico sulla scena teatrale. Ci vuole tanto coraggio. <ride> no, scherzo. Il testo già, insomma, voglio dire, era molto allettante, una commedia, un film degli anni Ottanta molto, molto è riuscito, di grande successo, abbiamo iniziato con tutta la compagnia a lavorare, a tagliare, a cucire, a riadattare un po' questa situazione ai, al linguaggio moderno, a una messa in scena comunque fruibile per gli spettatori del 2024, l'esperimento è riuscito, il pubblico si diverte pur rimanendo ambientato negli anni Ottanta e quindi come dire, consegnando tutto il sapore dei favolosi anni Ottanta. Fai qualcosa, vai tu, chiedi un consiglio, ferma una, una signora, eh, signora? vai noi nostra signora, vai farmacia, vai farmacia! Hai dentro farmacia, sei un vero! Bellissima la colonna sonora, vogliamo subito capire ma com'è questo regista? Insomma, a parte i vostri personaggi, che cosa vi ha fatto fare sulla scena? Insomma, che cosa vi ha chiesto? lavorare con Gabriele è stupendo andare in tournée con lui perché comincia a dire insomma ragazzi cerchiamo una trattoria carina dove mangiare quindi diciamo la, la sua grande, il suo grande talento artistico e sulla comicità si mescola poi a una convivialità che ci rende molto anche amici al di fuori de, del lavoro è una compagnia, è una tournée straordinaria dove c'è tanta umanità e tanto talento secondo me mescolato Qual è il pezzo più difficile da interpretare? C'è cioè, o quello che vi ha spaventato un po' di più? Gabriele ci ha lasciati liberi credo ognuno di noi di reinterpretare le battute farle nostre e cercare di farle funzionare quindi il gioco di squadra in questo caso è diventato un po come dire una sorta di teatro barcellona no col tiki taka dove ognuno mette quello che ha e questo è sempre stimolante per non fare la stessa cosa tutte le sere si può magari rinnovare attraverso il teatro e, e non interpretare un cliché? Chi ha visto il film eh, se ne va magari con quell'idea? Come si può essere originali? Ad esempio io non ho rivisto il film quando mi è stato proposto questo testo, proprio per non cerca, magari anche non volontariamente di imitare il lavoro degli attori. Intanto uno ci mette del proprio e quindi la propria esperienza è diversa da quella di un altro e se si ha un minimo di intelligenza e di attitudine teatrale si evitano anche dei cliché a meno che non si vogliono sottolineare, quindi invece si ripropongono a volte anche di cliché se vogliamo magari metterli sotto un occhio critico, un'ente ingrandimento, come eravamo, come erano i giovani uomini single degli anni Ottanta incapaci di avere a che fare con un neonato, invece oggi per fortuna i tempi sono diversi, quindi se vogliamo raccontare quella cosa lì un pochino un cliché ci sta anche, perché così il pubblico lo riconosce. Preparati. Però. un altro me l'ha appena mangiato uno, dove lo mette tutto questo liquido? Non te ne sei corto dove lo mette il liquido. Però... Eh, che cosa c'è in comune con questi personaggi? Avete qualcosa in comune con la psicologia del personaggio, oppure no? Ma io, diciamo, degli ormoni che ho speso da più giovane e che ritrovo in questo personaggio, ormai diciamo li ho pesi al chiodo, perché ho famiglia, figli, però, diciamo, c'è stato come ricorda un po' quel, quello scimmione avventuriero che. Non ero io assolutamente, però ho amici così che diciamo, consideravano le donne un trofeo e poi di fronte a questa neonata invece diventa di burro. Quindi è veramente un archetipo divertente, un po' clownesco e giocoso nel quale mi diverto a fare un po' anche lo stupidone. Comunque non è vero, era uno scimione secondo me, sì, sì. Allora. ora fa così, ma no. E capisci che noi abbiamo altro da fare che, 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 che pulire il culo, ma io credo che nel mio personaggio ci sia un po' di rigore, di puntigliosità che un po mi appartiene, ma anch'io l'ho appesa al chiodo, facendo questa commedia, ho veramente dovuto abbandonare tutta la precisione che mi contraddistingueva prima, era un attore così preciso e rigoroso. E invece privato è Pignotta. Perché proprio loro? Tu hai deciso di mettere su questa cosa e hai detto: ok, ingaggiamo. Perché proprio loro? Com'è andata? Hai fatto un provino, li hai scelti così. Hai fatto una chiamata. com'è è andata? No, questa Formula 3 è nata, devo dire, grazie, è stata propiziata dal produttore Walter Mramor di Artisti Associati. Abbiamo dei percorsi artistici completamente diversi che miscelati insieme funzionano perché nessuno è il doppio di un altro. Ho assecondato questa cosa, questa diversità, ma ho anche cercato di raccontare, facendo, avendo più chilometri come commedia rispetto a loro, che hanno più chilometri in generale di altri tipi di spettacoli, e sicuramente ciò che ci unisce è giocare e divertirsi perché è fondamentale per fare divertire divertirsi Siamo in sei in compagnia, eh, ci sono con noi eh, Sedarta Prestinari, Malvina Ruggiano e Fabio Avaro che completano il cast e anzi lo arricchiscono Si passa una serata divertente, allegra anche con un pizzico di sana nostalgia che fa uscire tutti col sorriso Col suo vestitino di frutti, le vince la gara di rutti. Le piace dormire su un fianco, intanto il papà vanno in bianco. Amici di Dietro le quinte vi aspettiamo nei teatri in giro per l'Italia. Cercate il titolo di questo spettacolo e venite a vederci. Ma noi stiamo girando con uno spettacolo che devo dire, è stato un successo in questi anni, quindi venite a divertirvi, a passare soprattutto due ore di leggerezza perché ce n'è bisogno, è tutto catastrofico, quindi venite ad alleggerirvi le anime in teatro. Direi venite proprio dietro le quinte, venite a vedere cosa succede. Sono... Cosa succede nel backstage? Cosa succede dietro il palcoscenico, prima, durante e dopo lo spettacolo? Vi aspettiamo Dietro le Quinte, amici di Dietro le Quinte. E con questo è tutto. Se volete guardare gli spettacoli da un'altra prospettiva, non perdete il prossimo episodio.